A poco più di 100 km da Roma e 120 km da Napoli, in pieno centro storico della città, ci appare davanti ai nostri increduli occhi uno spettacolo creato dalla forza delle acque. Una cascata verticale alta 28 metri, caso unico in Europa. Isola dell'Iria è infatti un'isola su un fiume. Il fiume Liria, appunto, che rappresenta ancora di più nel passato, purtroppo, con le produzioni legate alle cartiere, la forza, la ricchezza e la particolarità di questo paesino. È bello passeggiare per la città e scoprire che, anche se siamo nel centro storico, siamo sicuramente vicinissimi ad un opificio industriale. E se ciò può far venire voglia di curiosare e di scoprire cosa c'è dentro, è piacevole notare che le fabbriche di questa città non disturbano, né hanno disturbato nel passato. Fate così, a dimensione d'uomo palesano come sono distanti, brutti e negativi i complessi industriali che incontriamo nelle nostre uscite fuori porta e che sembrano incombere sulla nostra esistenza. Isola dell'Iri, città delle acque, città industriale, città museo. Sì, questa è una città museo pulsante di vita. Il suo essere dai secoli più remoti luogo delle acque. Mi ha fatto con il passare del tempo e con il fiorire dell'era industriale la piccola Manchester italiana. Si ritiene che la nascita di Isola dell'Iri risalga intorno all'anno 1004, quando Ranieri, gastaldo della città di Sora, ottenne in eredità un luogo chiamato Colle dell'Isola. Quindi la storia di questa città, isola, si identifica sin dall'inizio degli anni 1000 con quella della vicina Sora, della cui contea faceva parte. In quest'epoca varie furono le lotte che si succedettero per il potere. Ricordiamo quella tra il Papa Innocenzo III e l'imperatore suo figlioccio Federico II. La contea di Sora, quindi isola, ne fu pienamente coinvolta, pagando la resistenza che oppose all'imperatore con distruzioni a ferro e fuoco. Isola fu data alle fiamme. Nel 1463 la città rimase ancora vittima delle lotte tra aragonesi e angioini. Infatti la rocca di Isola fu attaccata dalle bombarde di Napoleone Orsini al comando delle milizie papali e abbattuta la torre maggiore al di là del fiume, Isola tornò possesso della chiesa. Sarà il nuovo Papa Sisto IV a rinunciare a tale diritto e a dare il ducato di Sora al nipote Leonardo della Rovere e a Giovanni d'Aragona della Rovere nel 1475. La rocca del castello di Isola sarà ancora una volta protagonista di una ribellione. Il 5 agosto 1496 i baroni locali vi si riuniranno per firmare la loro alleanza con il re di Francia Carlo VIII, sceso in Italia contro il re Ferdinando II d'Aragona. Un mese più tardi tale ribellione sarà punita e l'unico a salvarsi sarà proprio Giovanni della Rovere, cui succederà nel 1501 il figlio Francesco Maria il Vecchio. Il 5 dicembre 1580 il ducato di Sora e con esso Isola viene venduto a Giacomo Boncompagni, marchese di Vignola, figlio del Papa Gregorio XIII, per 100.000 scudi d'oro. Tale famiglia dominerà fino al 1795, scegliendo come residenza preferita proprio il castello sulla cascata, che aveva già allora sale ampie e confortevoli. Gli ultimi anni del Settecento, il secolo dei lumi, sono segnati a livello internazionale e a livello locale dagli sconvolgimenti della Rivoluzione francese e dai tristi fenomeni del brigantaggio, che si vengono a sommare ai ripetuti assalti delle milizie francesi, sempre più padroni ormai anche di terra di lavoro. Questa situazione intricata e di guerriglia resta tale fino alla fine del fenomeno del brigantaggio. Il 12 maggio 1799 la storia della media valle dell'Iri conobbe una delle sue pagine più tristi. La strage perpetrata da militari francesi contro gli inermi abitanti di Isola dell'Iri, in gran parte raccolti nella parrocchiale di San Lorenzo per la celebrazione della Pentecoste. Si tratta di un episodio incredibilmente ignorato dalle pagine dei libri scolastici di testo, dimenticato nella toponomastica cittadina della provincia di Frosinone e nella stessa isola dove soltanto una semplice e modesta epigrafe marmorea menziona l'efferato episodio. Dopo l'effimera parentesi repubblicana in quel di Napoli, le truppe francesi, incalzate da presso dai sanfedisti del cardinale Ruffo, si ritiravano precipitosamente verso Roma. La marcia dei laceri soldati d'Oltralpe, attaccati di continuo dalle masse filoborboniche, non conosceva ostacoli. Tutto veniva travolto e distrutto.
L'obiettivo era quello di giungere il più presto possibile nelle regioni del nord Italia per frenare l'iniziativa della coalizione austro-russa, che aveva colto importanti successi sul campo di battaglia. Attraversata la valle dell'Iri, lasciandosi dietro una lunga scia di sangue, il 12 maggio le truppe del generale Vautrin, uno dei tanti contingenti dell'esercito giacobino penetrate in isola dell'Iri, trucidarono 537 persone, tra cui 350 poveretti, che si erano rifugiati nella chiesa di San Lorenzo e che trovarono la morte mentre assistevano alla messa. Da allora, se si eccettua qualche raro momento storico commemorativo su un fatto così drammatico, è calata fitta e impenetrabile la nebbia dell'oblio. Sui libri di storia, inspiegabilmente, non c'è spazio per la tragedia di Isola dell'Iri. Eppure quel 12 maggio, giorno di Pentecoste, trovarono la morte tanti innocenti. I cronisti dell'epoca raccontano che il copioso sangue delle vittime colorò di rosso il fiume Liri. Ciò malgrado il silenzio continua a regnare sovrano. Il 6 settembre 1808, con l'avvento sul trono di Napoli di un nuovo re, Gioacchino Murat, il cognato di Napoleone e imprenditori francesi vengono al suo seguito nel paese di Liri per utilizzarne l'enorme ricchezza idrica offerta dal fiume. È tutto un fiorire di imprese e un susseguirsi di attività all'uso di Francia. Nascono e sfioriscono le attività industriali che hanno caratterizzato l'essenza di una città e la caratterizzano, sia pure in maniera diversa, ancora oggi. Nel secondo decennio del XIX secolo, Carlo Lefebvre di Pontarlier gettò le basi per lo sviluppo industriale della zona, impiantando le prime cartiere. Notevole sostegno all'industria del paese venne offerto dalla possibilità di impiantare centrali per la produzione di energia idroelettrica lungo il corso del fiume Liri. Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale e il terremoto del 13 gennaio 1915 non arrestarono lo sviluppo industriale del paese, che non si fermò neppure allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Ma successivamente all'armistizio dell'8 settembre, la cittadina, per via della sua posizione geografica, fu oggetto di diversi bombardamenti da parte degli alleati. Le prime bombe caddero su Isola dell'Iri il 23 ottobre del 1943. Le industrie si fermarono e i cittadini cominciarono a sfollare nelle campagne limitrofe. Diverse fabbriche erano andate distrutte e i macchinari trafugati. L'economia del paese riprese lentamente nel dopoguerra. Negli anni 60, la rinata industria locale si avviava verso un lento declino. Ora spostiamoci alla vicina Sora e più precisamente all'Abbazia di San Domenico. Il complesso monastico sorge nei luoghi in cui era ubicata la villa paterna di Marco Tullio Cicerone, a pochi passi dove immediatamente il Fibreno confluisce nell'Iri. L'Abbazia di San Domenico, ultimo e celebre cenobio fondato dal santo di Foligno, è considerato tra i più antichi monumenti cristiani sorti nel territorio sorano. Al 1011 risale la fondazione dell'Abbazia di San Domenico, dedicata alla Madre di Dio e a San Domenico nel 1104, mentre al 1030 risale la data dell'anno di donazione con diversi beni del Gastaldo Pietro il Maggiore
governatore di Sora e di Arpino, al monaco benedettino Domenico da Foligno, 951-1031. All'interno del complesso troviamo la chiesa, il campanile, il cimitero e il chiostro, attorno al quale si articolano vari edifici. Oggi l'abbazia si presenta con la facciata principale piuttosto sobria, con tre porte e un bello rosone centrale. Gli stipiti della porta sinistra, quello sinistro del portale, sono costituiti da blocchi calcarei con motivi agresti a forma rettangolare che probabilmente abbellivano l'archivolto della casa natale di Cicerone. Una lastra di marmo semicircolare di origine greca poggia sul portale maggiore. L'interno della chiesa è a tre navate ripartite da una doppia fila di pilastri che racchiudono le colonne della chiesa originaria. La cripta è del tipo adoratorio ed è costituita da tre navate trasverse divisa da 16 colonne di tipo diverso tra loro. Particolare suggestione conferisce alla cripta anche la tradizione che ci racconta della morte di San Domenico proprio accanto ad una di queste colonne non identificata, dopo essersi fatto adagiare su uno strato di cenere, secondo l'uso benedettino. Nell'altare della cripta, dono di Clemente XI nel 1706, sono conservate le sacre spoglie del santo, morto nel 1031 in età avanzata. Le tre porte di bronzo, opera del noto scultore di Anagni, Tommaso Gismondi. Tommaso, primogenito di quattro fratelli, nasce da una famiglia di antiche tradizioni artigiane. Suo padre, Carlo, instancabile lavoratore, era un grande artigiano e a Roma aveva costruito una piccola ma economicamente proficua fabbrica di scarpe. Sua madre, Angela Ferretti, era imparentata col famoso scultore Ernesto Biondi. Nel 1921 Tommaso, insieme alla famiglia, da Anagni si trasferisce a Roma, dove scopre il meraviglioso mondo della grande arte. Le sue opere hanno fatto il giro del mondo e sono apprezzate oltre che dalla critica e dalle alte personalità in materia, anche dagli uomini comuni. La bellezza, la semplicità e soprattutto la passione artistica che è riuscito a trasferire in ognuna di esse fanno sì che le sue opere restino immutate e sempre vive nel tempo. Il nostro viaggio termina a Ferentino. Le origini di Ferentino sono antiche e avvolte nel mito. La leggenda ne ascrive la fondazione al dio Saturno, che scacciato dall'Olimpo si insediò in questo territorio ubertoso, ove fondò città e diffuse le arti e le tecniche. A testimonianza della fondazione, antecedente a quella di Roma di almeno 300 anni, sono presenti le cosiddette mura ciclopiche, una cinta composta da blocchi di pietra di volume anche superiore ai 25 metri cubi, posati a secco e a incastro, a formare fortificazioni lunghe circa 2500 metri, comprendenti 12 porte. Fra il VI e il IV secolo a.C., Ernici, Volsci e Romani combatterono aspre battaglie per il possesso della zona. Roma trovò in Ferentino dapprima una fiera avversaria e in seguito una fedele alleata, avendo dato natali anche a illustri personaggi, primo fra tutti Aulo Irzio, luogotenente di Giulio Cesare, conquistatore e governatore della Gallia, console romano e scrittore. Lungo l'antico cardo, l'attuale via consolare che percorre tutta Ferentino, si incontra la chiesa e il palazzo di Santa Maria dei Cavalieri Gaudenti. I Cavalieri Gaudenti erano frati cavalieri di Santa Maria, istituiti da Papa Urbano IV, 1261-1264, per la difesa della religione e del buon vivere civile. Dal 1198 al 1557,
Ferentino fu il capoluogo delle province di Campania e Marittima, ovvero il Lazio meridionale. Grazie a Papa Innocenzo III che ne fece sua sede privilegiata. Molti ordini religiosi si stabilirono allora a Ferentino, fondando chiese e monasteri. Benedettini, cistercensi, francescani, clarisse, carmelitani, celestiniani, domenicani, cavalieri gaudenti, cavalieri di Malta e templari. Ferentino fu uno dei primi liberi comuni italiani, dotato già a partire dal XII secolo di un suo proprio statuto. Federico II di Svevia soggiornò più volte da giovane a Ferentino e, ironia della sorte, subì la sua definitiva sconfitta proprio ad opera del condottiero ferentinate Gregorio da Montelongo, legato pontificio, nella battaglia di Parma del 1248. La cattedrale è situata sull'Acropoli. Venne edificata nel 1108 sui resti di un più antico luogo di culto. Nella facciata capanna si aprono tre porte architravate sormontate da lunette. L'interno del Duomo, a tre navate, ha una copertura a capriate in legno, con tavelle in cotto decorate, e presenta una pavimentazione a mosaico risalente al XII secolo. Notevole è l'altare maggiore cosmatesco, protetto da un ciborio duecentesco di Drudo da Trivio. La chiesa conserva le reliquie e la statua d'argento di Sant'Ambrogio Martire, patrono della città. Il palazzo vescovile sorge a filo delle mura romane. Varie vicissitudini hanno alterato l'aspetto di quello che deve essere considerato uno degli esempi più interessanti dell'edilizia duecentesca ferentinate. Tale necessità è dovuta all'importanza delle funzioni che il palazzo assunse fin dai primi anni del XIII secolo, ossia quando divenne sede anche della curia del rettore della provincia di Campania e Marittima, la cui principale funzione era quella di assicurare la chiesa un controllo costante e assiduo sui vari centri della provincia.
All'imbrunire, la città assume una magica visione e le strette strade sembrano per incanto che portano in un luogo senza tempo, sospeso tra sogno e realtà. La facciata della chiesa di San Valentino si apre sull'attuale piazza Matteotti, dove si erge lo splendido monumento dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale. Il nostro viaggio termina qui e lasciamo questo splendido paese con una frase di John Steinbeck: le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.